pressa semiautomatica alternativa Riba 250 è una macchina a due postazioni contrapposte, che può soddisfare l'esigenza di una piccola azienda, come può trovare collocazione in un grande complesso per la produzione di mattonelle a disegno o per la composizione del campionario. La Riba 250 è adatta per la produzione di mattonelle nei seguenti formati e quantità. Formato 4x20x20, produzione oraria 450-500 pezzi. Formato 2x25x25, produzione oraria 220-250 pezzi. Formato 1x30x30, produzione oraria 110-120 pezzi. Formato 1x33x33, produzione oraria 100-110 pezzi. Formato 1x40x40, produzione oraria 90-100 pezzi. Formato 1x50x50, produzione oraria 80-90 pezzi. Formato 1x40x60, produzione oraria 80-90 pezzi. La macchina si compone, oltre che dalla struttura principale, che comprende le due postazioni mobili e l'architrave di supporto del cilindro, del quadro elettrico di comando e di una centralina idraulica per la pressatura. La centralina idraulica ed il pistone di pressata sono generosamente dimensionati relativamente alla categoria della macchina per garantire la perfetta compattazione delle mattonelle. La sformatura si effettua con un ciclo semiautomatico mediante due cilindri pneumatici a doppio effetto, che nella posizione di riposo garantiscono la chiusura delle ghiere sui fondi gommati. Le caratteristiche generali della Riba 250 sono: una potenza installata di 8,5 kW, un peso netto di 3.000 kg circa ed una potenza di pressata massima di 98.000 kg circa. Per la produzione di mattonelle a disegno, l'operatore deve attivare l'interruttore generale, verificare che la pressione di esercizio del compressore dell'aria sia sufficiente, inserire il divisionale nella ghiera e compiere la fase di coloritura-composizione. Tramite il comando a pedale, effettuare la vibrazione. La durata di questa operazione verrà decisa dall'operatore rimanendo in funzione fino a che il pedale non viene rilasciato. A vibrazione terminata, rimuovere il divisionale dallo stampo ed immettere il sottostrato fino a totale riempimento della ghiera. Tavola vibrante sotto l'architrave fino a battuta ed automaticamente inizierà la fase di pressata. La regolazione del tempo di pressata avviene mediante l'apposito temporizzatore. Tale durata verrà decisa in base al tipo di materiale e di formato che vengono impiegati. Terminata la fase di pressata, inizia
automaticamente la fase di sformatura. Il telaio segue il pistone durante la fase di risalita e pertanto gli stessi tamponi di pressatura liberano senza urti la mattonella dalla ghiera lasciandola sul fondo gommato. Estrarre la piastra portafondi agendo con l'apposita maniglia. Togliere la mattonella ribaltando il fondo sulle cerniere. Reintrodurre la piastra portafondi sotto il telaio fino a battuta. Effettuare la discesa del telaio premendo l'apposito pulsante. Infine, l'operatore deve riportare la tavola vibrante in posizione iniziale.